Buonasera a tutti, anch'io voglio iniziare con dei ringraziamenti che credete non siano soltanto formali. Professore Cigliotti, a tutti coloro che hanno organizzato questo incontro, a tutti coloro che hanno aderito a questo incontro. E per me ha un altro valore simbolico, anche e soprattutto perché su un tema così importante ci confrontiamo all'Università di Catanzaro. Mi permetto di rivolgermi agli studenti, ai tanti studenti presenti. Io non so se mi sbaglio, ma leggo sempre più profonde analogie della situazione calabrese con quella della Sicilia, la quale sono cresciuto, prestragio. Al di là delle differenti strategie di grande per Cosa Nostra, che già allora erano evidenti, io credo che ci sia un identico e gravissimo problema, chiamiamolo culturale, nel nostro tessuto sociale. Un problema di accettazione non dichiarata da parte dei morti, quando addirittura non di adesione alla mentalità mafiosa. Colgo dall'esterno in Calabria quegli stessi fermenti di reazione che sono maturati a Palermo e in Sicilia cavallo tra gli anni 80 e 90 nell'ambito della società civile. Vi chiedo, ragazzi, attenzione ad assecondarli e farli crescere bene, senza fare dell'antimafia sociale, senza consentire che l'antimafia sociale diventi a sua volta un centro di potere. Perché la reazione, magari guidata da chi non vuole lottare la mafia, sarebbe quella della disillusione, del discredito, della delegittimazione generalizzata. Noi, voi, non lo dovete permettere, perché dobbiamo essere consapevoli che la guerra si vince, parlo di guerra, perché soltanto se si realizzano ed integrano tra loro tre condizioni, da sole non sufficienti, ma ciascuna indispensabile. La prima è l'efficacia e la tempestività dell'aspetto repressivo giudiziario, indispensabile ma non sufficiente. La seconda sarebbe quella di un impegno duraturo e costante della politica che passi anche dal recupero della capacità di denuncia politica di determinati rapporti e dalla riscoperta della necessità di far valere rispetto a certi comportamenti accertati la responsabilità politica prima e a prescindere della eventuale responsabilità penale. Una terza condizione che mi sembra indispensabile è forse quella più forte ed è quella della necessità di una vera e propria rivoluzione culturale che deve partire proprio dai giovani, dagli studenti, che gradualmente torna alla mafia humus per fare la cultura del favore, della raccomandazione, della scorciatoia per far valere un diritto, dell'appartenenza a qualcuno o a qualcosa, del disimpegno, della rassegnazione. Scusate questa premessa, ma che mi sentivo di fare proprio con il cuore in mano rispetto ai tanti giovani. Guardate, la mia intenzione, spero di riuscire, è quella di fornire un contributo di riflessione che prima ancora che del dato tecnico giuridico tenga conto di alcuni dati fattuali che mi sento di potervi rappresentare sulla base di 30 anni di indagini e processi. Il primo è questo: tra le pene detentive, l'unica veramente temuta dalle teste pensanti della mafia, dell'andrangheta, dai vertici pensanti di queste organizzazioni mafiose è l'ergastolo, effettivamente inteso come fine penale. Mi ricordo le parole di Pina nel contesto dei tanti tentativi di aggiustamento del primo maxi processo in vista della decisione di Cassazione. Stiamo parlando del 1991. Lo sappiamo dai collaboratori di giustizia che facevano parte del gruppo ristretto che costituiva la Commissione Provinciale di Cosa Nostra, presieduta da Pina. Prima diceva, mentre voleva aggiustare il maxi processo in Cassazione, non 6, 8 anni, anche 10 anni, 12 anni di galera, ci facciamo
anche legati ad una branda. Tutte le pressioni, tutte le minacce, i rapporti politici di alto livello, che in quel momento Cosa Nostra attivò per cercare di arrivare ad un esito favorevole del maxi processo, non erano, come si dice spesso in maniera superficiale, rivolti genericamente all'annullamento delle condanne. Quelli sapevano che non si poteva arrivare a questo risultato, ma erano principalmente volti al disconoscimento di quello che giornalisticamente veniva definito teorema di scelta, cioè del principio per il quale nessun omicidio eccellente poteva essere eseguito se non sul preciso mandato dei componenti della commissione provinciale, la cupola di Cosa Nostra. E per questo scopo, per evitare quel principio che avrebbe comportato inevitabilmente degli ergastoli, che Rina diceva ai suoi che si stava giocando i denti, utilizzo la sua espressione, per evitare a se stesso e agli altri, in capo di Cosa Nostra, le condanne all'ergastolo che inevitabilmente sarebbero conseguite al riconoscimento in sede giudiziaria di quel principio. Da quel momento, ciclicamente, in maniera sempre costante, l'obiettivo è stato sempre, tra gli altri, principale, quello di incidere sull'ergastolo, perché loro lo ritengono l'unica sanzione che, unita ad un controllo effettivo delle carceri da parte dello Stato, potesse definitivamente mettere in crisi agli occhi di tutto il popolo di Cosa Nostra l'autorevolezza, il prestigio e come onore detenuti, il meglio sui suoi confronti, la possibilità di continuare a comandare dal carcere in vista di un futuro anche lontano ritorno in libertà. Giovanni Falcone aveva capito tutto questo, è davvero fine stratega dell'azione di contrasto, anche politico, perché oggi ci si preoccupa tanto se un magistrato a certe condizioni si impegni nella politica, come se fosse questo il male assoluto. Falcone, da politico, perché sostanzialmente andando a lavorare al Ministero della Giustizia, aveva avuto la possibilità di influenzare e di guidare l'attività antimafia del Ministero e del legislatore di quel periodo, capì che proprio per debellare quei pericoli fu il primo a concepire quel rimedio, l'ergastolo ostativo da una parte e 41 bis dall'altro, che come spesso accade nella storia italiana furono discussi e approvati in Parlamento solo dopo la strage di Via d'Amelio, anzi per essere più preciso, dopo la strage di Via d'Amelio, quando su spinta dell'indignazione popolare anche le parti politiche che perfino dopo la strage di Caparaccio avevano maturato una linea di contrarietà a quelle norme, furono indotte a cambiare e a votare per la loro approvazione. Giovanni Falcone aveva chiari alcuni concetti fondamentali che aveva maturato nella sua lunga ed importante esperienza di giudice istruttore. Il primo concetto è quello della tendenziale perpetuità del vincolo associativo. Giovanni Falcone sapeva, e io l'avevo spiegato per primo Tommaso Cuscetta, che da Cosa Nostra si esce solo in o con la morte, o con un atto di ribellione e ostilità che, al di là dell'intenzione del singolo pentito, lo faccia diventare, percepire anche agli occhi di tutti gli altri mafiosi, come un traditore, un nemico, un pericolo. E quell'atto è la collaborazione con la giustizia. Non altro, non può essere il solo provvedimento interiore, non può tantomeno essere la mera dichiarata dissociazione dall'organizzazione. E tanto ciò è vero, a proposito della dissociazione, che nel tempo i più frangenti storici, anche vertici e strateghi della mafia, avevano ventilato quella scelta della dissociazione ed auspicato l'approvazione di norme che, come era avvenuto per i terroristi, riconoscessero importanti benefici processuali e penitenziari ai dissociati, cioè a coloro i quali si limitavano a riconoscere la propria appartenenza e solo ove possibile, ora spiegherò come, a confessare i delitti di cui si erano macchiati. C'è un'intercettazione del 1996 di un importante esponente
Allora, all'epoca la gigante si chiama Carlo Greco, della cupola, scusate il termine giornalistico, di Cosa Nostra, che nel 1996, discutendo con altri mafiosi, auspicava che sempre più frequente fosse il ricorso per i mafiosi detenuti alla dissociazione. Diceva, è questa la via d'uscita per ottenere che si attenui la pressione dello Stato. Naturalmente raccomandava soltanto che questa dissociazione non comportasse anche indirettamente un pregiudizio per la posizione processuale di altri. Se io devo ammettere di aver fatto un omicidio, devo tenere conto che se ci sono altri coimputati per lo stesso omicidio, se io ammetto finisco per rafforzare anche l'ipotesi d'accusa nei confronti degli altri. In questi casi, dice, la dissociazione non la dobbiamo fare, altrimenti facciamola, perché quella è la strada. E questi tentativi si sono ripetuti periodicamente. Adesso non vorrei, diciamo, stante la passione a questo, ricordarvi altri passaggi della storia di Cosa Nostra. Giovanni Falcone, scusate se sembro passare da un argomento all'altro, ma tutti si ricollegano poi al tema del ragazzo con lo statuto, aveva capito per primo l'importanza decisiva del collaboratore di giustizia. Strumento delicato da maneggiare con cura, ma certamente indispensabile per scardinare dall'interno un vincolo di segretezza sul quale l'organizzazione si fonda. Giovanni Falcone aveva compreso per primo che per incoraggiare il fenomeno e per renderlo più efficace, non solo dal punto di vista della quantità, ma anche e soprattutto della qualità, era fondamentale allargare la differenza, la cosiddetta forbice trattamentale, tra il collaboratore e l'individuo. Anche prevedendo per quest'ultimo un ergastolo diverso rispetto a quello ordinario. E allora forse a questo punto possiamo iniziare a comprendere quanto e perché nelle strategie complessive delle mafie la questione dell'ergastolo ha vissuto da almeno 30 anni. Una indiscutibile centralità. Ben al di là della data delle aspettative delle posizioni del singolo interessato e del singolo detenuto, per le mafie è una questione di vitale importanza per il presente e per il futuro delle loro compagini. E per questo l'abolizione o l'attenuazione dell'ergastolo, assieme al 41 bis, assieme alle modifiche della legge della Torre sui sequestri dei beni, era uno degli obiettivi che Riina e gli altri perseguivano a colpi di bombe tra il 1992 e il 1994 con ben 7 stragi a Palermo, a Roma, a Firenze, a Milano. E lo fecero per ricattare lo Stato, per indurlo prima a trattare e poi a cedere. Anche a quella richiesta. Sono sentenze definitive che parlano di strategia terroristica di Cosa Nostra. Bene, oggi viviamo un paradosso, un amaro paradosso, secondo me mortificante anche la memoria dei nostri uomini. Chi ha messo le bombe anche per quello scopo, oggi rischia di essere tra i primi ad uscire dal carcere, magari perché è ammesso alla liberazione condizionale. Nel 2016, con altri colleghi, avevamo disposto, ormai sono pubbliche perché sono state riversate alcuni processi, alcune intercettazioni ambientali nell'area di passeggio del carcere di Ascoli Piceno, dove Giuseppe Galiano, uno dei condannati per essere tra gli organizzatori del messaggio, e probabilmente a conoscenza di molti misteri legati anche a complicità esterne, Cosa Nostra, era detenuto e colloquiava con il suo compagno di società, Umberto Ligure. A un certo punto gli facemmo pervenire un invito a comparire, si chiama così tecnicamente, lo volevamo interrogare sulla trattativa statunitense. Coglieremo in quei colloqui, lui all'esterno non pensava di essere intercettato, altrimenti non
avrebbe parlato di momenti molto delicati anche per sé e la sua famiglia, lui mostrava di voler valutare una collaborazione con la giustizia. Ma a un certo punto disse al suo compagno di socialità che, siccome gli era pervenuta la notizia che probabilmente, queste sono le parole di Graviano, dall'Europa potevano arrivare buone notizie proprio sul tema dell'ergastolo, aveva deciso di soprassedere la collaborazione per vedere come evolvesse la situazione in termini più generali. Infatti, quelle informazioni non erano destituite di fondamento e le buone notizie arrivarono. L'ipotesi della collaborazione di Graviano in quel momento tramontò. Professor Giglionti ha ricordato la sentenza della Corte Edu nel procedimento Viola contro Italia, non la sto qui a riportare, e come ogni sentenza deve essere rispettata anche quando la bottiglia. Ma una cosa mi sento di dire, probabilmente noi, come paese, come Italia, come istituzioni italiane, non siamo stati capaci di spiegare bene ai giudici di Strasburgo la specificità di un fenomeno criminale umano. Le mafie sono non un fenomeno criminale come gli altri, ma vogliono essere uno Stato dentro lo Stato. Non siamo stati in grado di, evidentemente, di spiegare la pericolosità, la forza e l'insolubilità del vincolo mafioso. Non siamo stati forse in grado di spiegare il suo enorme potenziale lesivo di altri ed altrettanto importanti diritti tutelati dalla nostra Costituzione. Il diritto al lavoro, l'inviolabilità delle libertà personali, la libertà di iniziativa economica, il diritto alla salute, tutti i diritti costituzionalmente garantiti che vengono quotidianamente soffocati anche e soprattutto dall'agire. I diritti costituzionali che non dovremmo dimenticare hanno pari dignità rispetto al sacrosanto principio per il quale la pena deve tendere alla liberazione del condannato. Sono tutti principi di diritti costituzionali che devono trovare un punto di equilibrio e reciproco di integrazione e tutela senza aprioristici finanziamenti in favore dell'uno sugli altri. Subito dopo la pronuncia della Corte Edu è giunta la sentenza 235 della Corte Costituzionale, che è quella che è stata ricordata, che riguardava in quel momento il beneficio dei permessi premio. Anche se riguardava soltanto i permessi premio, noi come operatori abbiamo subito avuto consapevolezza che questa sentenza, quella sentenza rappresentava il punto di svolta. Il varco si era aperto, era facilmente prevedibile che il principio fermato in tema di permessi avrebbe prodotto successivamente i suoi effetti anche in relazione a benefici penitenziari di ben più ampia portata, e tra questi è appunto la liberazione condizionale. E questo è quello che è successo. Questo è quello che è successo. È un dato di fatto, non voglio essere, voglio trarre giudizi, ma un dato di fatto mi sento in dovere. Questa decisa inversione di rotta ha definitivamente sconfessato il progetto, le idee di Giovanni Falcone sull'ergastolo per i più gravi reati di mafia, proprio mentre in occasione del trentennale della strage si celebrava, o spesso si faceva finta di celebrare lo sterile esercizio retorico, la memoria del dottor Falcone. Questo dato di fatto, in uno alla constatazione che per lungo tempo il Parlamento non è riuscito ad ottemperare l'invito di legiferare sul tema, che pure la Corte Costituzionale gli aveva rivolto l'ordinanza del 15 aprile 2021, ha prodotto negli ultimi anni degli effetti devastanti da un punto di vista della complessiva efficacia della repressione giudiziaria del fenomeno mafioso. Nelle organizzazioni criminali si è ancora di più diffuso il convincimento di un calo di tensione e di attenzione dello Stato rispetto al problema mafia.
E credo che anche per questi motivi, negli ultimi anni, a partire dalla sentenza Viola fino ad oggi, fino all'approvazione del decreto dello scorso mese, ma comunque ancora oggi la tendenza è molto accentuata, si sono consolidate due tendenze, in verità già da tempo avviate. La prima, il profilo apparentemente basso che le organizzazioni mafiose adottano nel tentativo di diventare sempre più invisibili. Tentativo finalizzato alla necessità di evitare, ove non strettamente necessario, omicidi e fatti di sangue che allarmino l'opinione. Vedete, storicamente, nei momenti in cui le mafie si sono sentite più vicine a realizzare i loro scopi primari strategici, hanno adottato ogni necessaria cautela perché questi obiettivi si realizzassero nel silenzio, nella disattenzione, nell'indifferenza, evitando quindi l'occasione di allarme sociale, di clamore di casa. Un'altra tendenza si è accentuata in questi ultimi tre anni, l'ulteriore, sempre più visibile, scadimento quantitativo e qualitativo del fenomeno della collaborazione con la giustizia e appartenenza alle organizzazioni. I pentiti sono sempre di meno e il livello della loro collaborazione è sempre più basso. Anche coloro i quali sono i vertici delle mafie, che sarebbero in grado perciò di svelare dinamiche di aspetti ancora oscuri, anche delle vicende più delicate, intravedono la possibilità di tornare in libertà senza dover compiere il passo comunque traumatico della collaborazione con la giustizia. Sempre più detenuti orgastrani a fronte del dilemma di dilania internamente, se collaborare con la giustizia o no, se dare un contributo alla verità o conservare l'immagine irriuscibile, scelgono la seconda opzione, non soltanto per intima convinzione, ma per un mero calcolo di opportunità che li induce a pensare che in un'analisi complessiva del rapporto costi-benefici, la scelta della collaborazione non sia quella più conveniente. Alcuni di essi, invece di collaborare, in questi ultimi anni hanno scelto con una strategia davvero subdola, intelligente, su essere subdola, di ricambiare, non collaborando con la giustizia, ma lasciando intravedere la possibilità di collaborare in futuro. In questo contesto così complesso, il governo ha approvato il decreto legge 162 del 2022, oggi oggetto di considerazioni mi sembra diverso in questa fase decisiva in vista della migliore sua conversione in marcia. Io voglio subito premettere che l'iniziativa del governo, che sostanzialmente si pone in linea con un precedente disegno di legge non approvato in tempo nella precedente legislatura, si deve valutare positivamente. Costituisce un importante segnale di attenzione al tema della lotta alla mafia ed una precisa assunzione di responsabilità. Rappresenta comunque le possibili lacune e imperfezioni che potranno essere formali o corrette in sede di conversione, un segnale importante e un modo per evitare che in esito alla pronuncia della Corte Costituzionale la commissione dei benefici fosse affidata all'assoluta discrezionalità della magistratura di sorveglianza e ciò può evitare le conseguenze di frammentazione degli indizi giurisprudenziali di sovraesposizione palese del singolo magistrato di sorveglianza a fronte di prerequisiti di condizionamento, di pressioni e minacce e a fronte di inevitabile rischio nel tempo di un adeguamento della giurisprudenza e quindi di tutte le decisioni a prescindere dal caso concreto a quelle più favorevoli ai detenuti per casuale. Voglio riflettere con voi su alcune previsioni essenziali che riguardano alcuni aspetti sui quali invece voglio esporre i miei rilievi, una volta di condivisione, altre volte di critica, prima ancora di svolgere ulteriori considerazioni sull'assetto complessivo. È stata confermata l'applicabilità della normativa anche a condannati per reati diversi da quelli di mafia e terrorismo, seppure con il distinguo che il dottor Pedria ha evidenziato.
Quindi faccio riferimento ai condannati per traffico di stupefacenti, ma anche per reati di natura assai diversa, quindi ufficiali contro la pubblica amministrazione, ma per chi sono relativi alla violazione delle disposizioni legislative in materia doganale, altri delitti contro la personalità individuale, eccetera, eccetera. Il mio parere è che il numero dei reati enumerati nel testo dell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario può risultare eccessivo. Ciò anche in ragione della complessità delle procedure che il giudice deve rispettare per verificare, anche se con procedure leggermente diverse. Cioè, io ho un timore che l'eccessiva dilatazione dei reati possa pregiudicare di fatto la tempestività e la completezza degli accertamenti da compiere per i benefici chiesti da mafiosi e terroristi. Da questo punto di vista, forse sono condizionato da un'altra considerazione. A mio avviso, nel tempo, l'eccessiva dilatazione del numero dei detenuti sottoposti al 41 bis dell'assistenza penitenziario ha provocato di fatto una sua cattiva applicazione del regime proprio nei confronti di quelli per i quali le finalità di prevenzione di quella disposizione 41 bis avrebbe richiesto un'applicazione rigorosa ed effettiva. Se dilatiamo troppo la platea, rischiamo di non colpire, diciamo, il cuore. Giudico con grande favore la novità legislativa per la quale il giudice, prima di decidere sull'istanza, deve acquisire anche il parere del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto dove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e quella della DNA. Sappiamo tutti che la fase dell'esecuzione della pena deve rimanere distinta da quella dell'accertamento del reato, ma è altrettanto importante che tra le due diverse fasi si crei un'osmosi attraverso lo scambio e la condivisione di quanti più elementi di conoscenza sia possibile acquisire. Ugualmente importante e condivisibile, a mio avviso, anche se presenta problemi organizzativi di una certa complessità, è la previsione per la quale alle udienze del Tribunale di sorveglianza le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal PM presso il Tribunale del capoluogo del distretto dove è stata pronunciata la sentenza di primo grado. Molto rilevante è la modifica dell'articolo 33 dell'ordinamento penitenziario che attribuisce la conferenza decide sui benefici richiesti non più al magistrato di sorveglianza ma al tribunale di sorveglianza. Sul punto mi sento di osservare, so di essere, diciamo, tra i pochi di non essere condiviso in questa considerazione dalla maggior parte degli operatori, che per esigenze di più marcata conformità di maggiore specializzazione del giudice e di intera caratteristica sulla specializzazione e funzionamento, forse sarebbe stato più opportuno ancora attribuire la competenza di un unico tribunale di sorveglianza che si occupasse esclusivamente della concessione dei benefici di cui all'articolo 4 bis, e ciò a stregua di quanto già avviene con la previsione della competenza del tribunale di sorveglianza di Roma per decidere su analoghe istanze avanzate dai detenuti con l'autore di giustizia, nonché per decidere sui reclami dei detenuti al 41 bis verso il di sottoposizione o proroga. Salto alcune considerazioni perché mi rendo conto che sto parlando troppo, spero 5 minuti di concludere. Io volevo soltanto dirvi, ho voluto approfondire tanti altri argomenti, che non c'è dubbio che in sede di conversione possano essere apportati ulteriori miglioramenti, tesi sempre ad attenuare il rischio che pericolosi mafiosi, anche stragisti, possano accedere ai benefici e tornare in libertà senza di fatto aver dismesso il loro ruolo e dedicato ai loro compiti. So, come avevo detto, dei giornali che sono stati presentati emendamenti che ritengo evidentemente migliorativi dell'efficacia del testo del decreto. L'esigenza di fondo resta quella di non mettere sullo stesso piano i collaboratori di giustizia e quelli che non hanno mai collaborato. Sarebbe importante per tal fine introdurre l'obbligo per il detenuto che vuole accedere alla libertà condizionale di motivare le ragioni della mancata collaborazione. Sappiamo che l'elemento essenziale per concedere la libertà condizionale
è l'avvenuto ravvedimento. In questa disposizione sarebbe molto opportuna una disposizione che prevedesse che le ragioni della mancata collaborazione addotte dal detenuto istante non possono essere prese in considerazione quando riguardano il timore, il rischio e la libertà. Non riesco a capire perché il rischio di ritorsioni per il mafioso che ha compiuto decine di stragi debba essere considerato impeditivo della collaborazione, quando invece noi pretendiamo non solo dai collaboratori di giustizia e dai loro familiari, ma dai testimoni di giustizia, dagli estorti che denunciano i loro estorsori, pretendiamo che loro si sottopongano al rischio. E quando noi sappiamo che comunque finalmente da qualche anno lo Stato si è dotato di strutture tali da poter garantire la sicurezza di chi è a rischio. Ancora, riterrei molto importante un emendamento o comunque una modifica, nel senso che il detenuto che aspira al beneficio sia tenuto a rendere dichiarazioni veritiere sulla sua situazione patrimoniale, sua e collaboratore con i suoi familiari. Questa circostanza assumerebbe un rilievo cruciale anche e soprattutto per la verifica del ravvedimento. Non è un caso che la legge sui collaboratori di giustizia, legge 45 del 2001, ai collaboratori imponga l'obbligo per accedere al programma di protezione di una puntuale e tempestiva controllazione sul punto, con l'ulteriore previsione di credito di questo programma già adottato nel caso di accertato montaggio. Difficile. Se non sarà introdotto l'obbligo, anche per lei, difficile, verrà di fatto realizzata un'irragionevole e pesante discriminazione in senso per i collaboratori di giustizia. Un vero e proprio inaccettabile incentivo a stare zitti. Le mie considerazioni finali. Io vi dico, spero di sbagliarmi, che proprio dico sulla base dell'esperienza processuale maturata, stiamo vivendo un momento molto, molto delicato. Per certi versi, paragonabile, soprattutto agli occhi di Cosa Nostra, a quello che Cosa Nostra disse quando, constatato il fallimento dei tentativi di aggiustare il maxi processo, pensò di essere stata tradita da una classe politica sulla quale nutriva molte aspettative. E per questo, la storia processuale avviò una strategia stragista. Io non vorrei apparire allarmista, ma sulla base sempre di significativi elementi che emergono da processi e indagini non più coperte da segreti, ritengo che possiamo ritenere che le organizzazioni mafiose nutrissero e continuano a coltivare forti aspettative dalla politica, anche dalla compagine politica di maggioranza o almeno da una parte di essa. E quelle forti aspettative riguardano tanti temi, riguardano gli occhi dei mafiosi una limitazione delle intercettazioni, riguardano più in generale la limitazione dei poteri investigativi del PM, se è possibile un controllo del pubblico ministero che passa anche attraverso la separazione delle carriere, riguardano, e vedrete che il tema sarà ricorrente nei discorsi degli uomini d'onore, nelle speranze degli uomini d'onore, la modifica della normativa in materia di misure di prevenzione. Ma queste aspettative riguardano anche il tema dell'ergastolo ostativo. E queste aspettative sembrano oggi deluse ai loro occhi dal decreto che è stato appena approvato. E io temo che qualcosa cambierà nelle strategie delle organizzazioni mafiose. O, e me lo auguro, in termini
di venir meno di quelle ritrosie oggi evidenti a nuove collaborazioni con la giustizia, oppure in termini, secondo di noi, di creazione violenta a fronte di un decreto che comunque delude o smorza quelle aspettative. Io credo che la credibilità dello Stato, delle istituzioni dello Stato in questo momento e in futuro, si gioca sulla dimostrazione della volontà e capacità di non farsi condizionare da minacce e ricatti. Vi ringrazio. Procuratore, ha detto il suo collega Nino Di Matteo che la Calabria è la situazione in cui si trovava la Sicilia all'epoca dei coronamenti. Siccome l'altro anno in
ignorata è stata passata un giornalista, un testimone di giustizia, un avvocato, sono venuti terrorizzati. Quindi mi viene detto che io sono terrorizzato, sono terrorizzato, siamo venuti in settimana, ma non oggi loro hanno trovato 100 milioni di euro per costruire nuove carceri, in cui non hanno da pensare. 100 milioni di euro per costruire nuove carceri. In questo momento, sono stati fatti un vegetale al Ministero della Giustizia e dei tagli alla polizia penitenziaria. Perché oggi non hanno, quando io parlavo, c'era solo Antonio. Adesso c'è la mafia che è la terza generazione di contadini, velocissima, e la mafia albanese, che non è quella di Chiesaotti che fa di vita. La mafia albanese oggi lavora il giorno con la Andrangheta in Sud America per far arrivare con gli altri potenti. Questa è diventata la mafia albanese. Poco del livello corruttela che sono riusciti a trovare nel loro stato di potere, che sono oggi in Europa, è stato conquistato per il mercato, molto significativo da tutto il mondo, ma non parlano poco, ulteriormente. Si parla di carcere, di assoluti, si parla di tanto, si parla di sovraffollamento, si parla dei suicidi, diciamo, a 80 suicidi, e si parla di essere. Apparentemente non è spazio, nella realtà si sta minando quel poco di legislazione animale che è rimasta. Vi faccio un esempio. Il sovraffollamento è un falso, perché il sovraffollamento in questo momento nelle carceri quasi non c'è. Non sono 2.000 detenuti in più rispetto alla situazione, alla superficie delle carceri in tutti i casi. Invece ci sono due emergenze che potrebbero anche eliminare il sovraffollamento. Ci sono i costi per dipendenti, sono migliaia di ragazzi che sono detenuti in carcere a causa del loro costo. Hanno commesso la rapina per comprarsi la droga. E allora quel ragazzo che sa fare in carcere? Stiamo perdendo tempo su quel ragazzo, non serve assolutamente a nulla per il ragazzo. Di 4 anni che fa dentro, saranno qua per i pezzi per tutto. E allora perché non si fanno le convenzioni con le comunità di loro? E si mandano questi ragazzi a provare la situazione di casa. Attenzione. Perché ogni 10 sovraffollamenti che viene comunicato sono i 4 giorni. E anche se non c'è la fiscale. Però dobbiamo provare a far disintossicare queste ragazze. Perché quando usciranno dal carcere saranno un problema. E io in questo modo non solo provo a salvare dei ragazzi, a salvare le loro famiglie, risolvo il problema del sovraffollamento e risparmio. Pedro Mia ce l'ho consegnato, mediamente un detenuto costa in carcere 200 euro. Circa. Bene. Un tossico, un detenuto tossico dipendente da terra perché costa 50 euro. Quindi io, anziché tenere un detenuto in carcere, tengo un fatto con lo stesso costo nelle questi giornalisti non li fa nessuno. Perché non si legalizza? Le carceri sono niente pazza, ma disturbate di gente che lì è pazza vera. Nessuno si fa. Alle comunità funziona, ci sono. Perché non costruiamo le ex? Ecco. Quante caserme militari sono chiuse? Quante caserme costruite nel 800 qui sono dei monumenti e sono giusti? Perché non giustiamo le rems? Perché non giochiamo questi pazzi? E la pece non la pronta perché non deve essere. E risolviamo anche il problema sul corso e integriamo la comunità. Quello non mi facevo dormire di notte. Diceva bene Di Matteo
forse noi non siamo stati capaci, attorno, forse noi non siamo stati capaci a spiegare all'Europa cos'è la mafia. Noi non siamo stati capaci di spiegare cosa vuol dire essere terroristi. Perché spesso si fa un'insalata, perché non si ha la conoscenza, la capacità di spiegare la differenza tra criminalità organizzata, criminalità comune e criminalità umana, che sono quattro cose diverse, perché hanno soggetti che appartengono a queste categorie di criminali, che hanno filosofie criminali, comportamenti diversi. Nessuno ha spiegato, poi la cosa che tutti immagini in festa è quando si dice ce lo chiede l'Europa. Io vado ai passi quando si dice ce lo chiede l'Europa, ma noi siamo l'Europa, facciamo parte dell'Europa, siamo stati portatori dell'Europa o continuiamo ad essere sud dell'Europa, ad essere sud o in nostro caso. Perché non si spiega? Perché non si spiega? Cos'è contraddizione? Come si diventa contraddizione? Perché non si spiega che è una mentalità che non di pensare, non di vivere, una filosofia essere contraddizione? Perché già a 6 anni il quasi tutti i figli di una famiglia di tratta. Per il bambino di 6 anni che era venuto via, quello che non è destinato a essere un ragazzo. Non ci direi a loro, saremo ipocriti a dire questo, so che è impopolare quello che sto dicendo adesso, ma siamo dei ipocriti se non vediamo che il re è tutto, che questa è la realtà. Parliamo di due terrorismi, che non anche da noi che famiglia centrale, sto parlando con l'ombrellista modelli. Un sub da 80.000 euro che ferma la macchina davanti al padre che la vediamo sotto nata, però il mio padre la carica l'acqua, quelli tutti di chiota, portatore, tutti di acqua, la doccia del capo di l'ombra. Non deve parlare qui un'altra cosa. Allora, c'è una regola della macchina, dove tutti i maschi vanno in uno, da tutti sono tra le liste, a 14 anni vengono battezzate la macchina, a 14 anni, non più, d'accordo? Vengono battezzate la macchina. Dalla taglia si esce solo con la morte o se si con la volontà di giustizia. Ci sono anche dei modi di schiare la sospensione, cioè io posso, io vengo, non partecipo alla riunione di pratica se mia moglie mi ha fatto le cose, e dal padre io non sono il problema della forma, io non partecipo alla riunione. Se io non sono un tossico di candela, non prendo il fisso, tossico di candela, o sono una autorizzata. E al quando non sono il problema dell'acqua, perché il problema del tosso di credenza è un po' di fare e vengo sospeso, che si sono come prima. Ma in tutti gli altri, cioè esclusi queste ipotesi, io, anche se mi sposto dalla Calabria, vado a Torino, a Milano, a Rocotta, a Melbourne, a Australia, a Melbourne, in Australia, c'è il calcolare da tutti per mente, io vado lì perché amate il posto. Queste sono le regole della Calabria. Ma non sono le fantasie, sono i risultati di sentenze ormai definitive per decine di volte, decine di sentenze che ci spiegano un po' su questa realtà. E allora, l'abbiamo spiegato, questo non è la gente, lo sanno, l'abbiamo spiegata, sanno cos'è in Europa, sanno cos'è la Francia, sanno cos'è la nostra, sanno cos'è la famosa, la nostra comunità, non lo sanno. Sapete perché non lo sanno? Perché se la persona soprattutto credono e sentono a credere, non avrebbero lasciato questo sistema particolare. In Germania, Belgio, Olanda, so io ogni volta che andiamo all'area dell'Ojasta, quando dobbiamo praticare a spiegare, a dire e poi a trovare le punti di volta. Perché sul piano normativo non c'è l'interfaccia di tutta la legislazione di mafia, non solo questa protezione di pensi. Non c'è l'interfaccia di io con chi parlo, di cosa parlo. Quando parliamo di squadre investigative comuni, di cosa parlo? Perché le polizie giudiziarie hanno culture e formazioni molto diverse.
Guardate che noi siamo in Europa perché abbiamo una moneta unica, perché non c'è una moneta, ma perché discutiamo di economia, discutiamo di finanza, ma sul piano della sicurezza, sul piano della giustizia, siamo lontani anni luce rispetto a quello che è necessario per la sicurezza morale. Guardate che l'Europa si è trasformata in una, dico spesso, in una grande strategia dove tutto soprattutto fare. E non ci sono limiti, non c'è difficoltà a riciclare. E noi questo problema del riciclaggio in Europa, oltre alle banche italiane, oltre alle organizzazioni criminali europee, ce l'abbiamo con le organizzazioni criminali sudamericane, perché solo il 2% della vendita della cocaina da parte delle organizzazioni sudamericane viene pagata in Sud America, perché i sudamericani vogliono essere pagati in Europa, perché è conveniente investire in Europa, sia perché c'è una maggiore possibilità di arricchimento, sia perché c'è una maggiore possibilità di non essere poi controllati o perseguiti in Sud America. E allora incominciamo, se c'è veramente una volontà politica, se c'è una volontà politica seria, vera, concreta, a parte oggi questa emergenza del mercato statico, ma c'è, io penso che bisognerebbe avere il coraggio di incominciare a parlare anche di una rivisitazione del codice di procedura penale. Oggi, se io avessi potere scrivere un articolo 1, la riforma di libertà che la politica ha questa commissione è nessuno degli avvocati presenti può dire che la riforma Cartabia ha velocizzato i processi, perché abbiamo tre imprese, tre nuove, e impedisco dal punto di vista sostanziale di fare tra i due, sino di chiunque con le riforme a portare abbia cose possibili fare sul piano processuale. E quindi se questo è il nuovo galanzo, io sono molto preoccupato. Io sono molto preoccupato, io spero, anche se è difficile che oggi si possano fare delle soluzioni sostanziali contrarie. Purtroppo di Matteo il vento sta soffiando in modo contrario rispetto a ciò di cui c'è veramente bisogno per arginare le mafie, per arginare la corruzione, i reati contro la pubblica amministrazione, che sono spesso e sempre più intimamente connessi. Intimamente connessi e soprattutto il riciclaggio. Un riciclaggio, attenzione, molto sofisticato, molto sofisticato. Perché non è che non sono i capitali scelti. I tremiti sono capaci di comprare solo a te, che sono anche insieme, con gli altri non sono più. E i soldi, i milioni di euro che hanno sotterrato dei milioni di euro, che hanno sotterrato, che hanno investito, se li attivano a professionisti, li attivano a professionisti, al mondo, quindi al mondo delle professioni, per esempio, cioè, a me non interessa cosa fai con questi soldi. Il rischio della leggenda di mio migliore, e tu queste soldi che mi devi garantire, questo è quello che accade in questo momento nel mondo bancario. E allora c'è veramente tanto da fare e ci vuole tanto coraggio. Chiederei che chi non ha il coraggio, perché il coraggio non si mette al supermercato, si metta da parte e lascia fare.